Agenda che va. Sì, siamo in diretta, ragazzi. Come ben sapete, ormai da 10 giorni siamo costretti a una semi-libertà dovuta alla nostra crisi pandemica del coronavirus. E quindi, fra artisti, fra buontemponi, fra gente di buona conoscenza, passa il tempo qua a comunicare con tutti. Ormai è diventata tradizione, siamo prossimi alle ore 18, quella di andare sui nostri balconi, sulle nostre finestre, a chi a festeggiare, chi a battere le mani, chi a mettere musica, chi a mettere l'inno nazionale, Azzurro, oppure altre canzoni famose, memorabili. Quindi io non sono di questo avviso, vabbè, io faccio parte di una categoria per chi mi conosce, quei quattro persone, come diceva il buon Manzoni, ma veramente per me sono quattro persone, ecco, ne vedo in diretta quattro adesso. Che devo stare un po' inchinato perché ecco così, scusate, questo è il mio balcone, queste sono le mie distanze. E quindi niente, passerò il tempo un po' con voi, fatemi qualche domanda, magari io ho intenzione, come ho detto ai miei amici più intimi attraverso chat di WhatsApp, di parlare un po' di musica, del heavy metal soprattutto, ma anche di altri generi che hanno influenzato il mio bagaglio culturale da ormai lontano 1984-85. Però il metal è venuto leggermente dopo, diciamo quando andavo al primo superiore. Ho cominciato ad ascoltare musica con i vinili, con i 33 giri, con i 45, con i mix, che adesso stanno ritornando tanto di moda da, penso, da un po' di anni, da circa 5-6 anni. Però ne ho passate tutti i colori, quindi avremo tempo e modo. Tanto io penso che questa quarantena durerà veramente 40 giorni, se ci dice bene come è stato creato il nome quando quei poveri e i migranti andavano in America e venivano confinati nell'isola. Ecco, mi metto seduto, scusate che sto un po' meglio, sto un po' lontano, però ecco, questa è la mia tecnologia, quindi accontentatevi. E quindi, come stavo dicendo, il discorso della quarantena nasce dal fatto che tutti coloro che andavano a New York venivano isolati, tutti gli emigranti, i lavoratori, nell'isola famosa, dove poi, o le isole intorno, insomma, non so di preciso, non voglio essere così ferrato in materia, di 40 giorni per essere controllati, per così avevano tutti diciamo, i dogmi per poter entrare nel nuovo mondo non portando nessuna malattia, perché in 40 giorni ovviamente si spera che l'incubazione di qualsiasi tipo di virus se ne vada, comunque se uno è malato insomma, per forza insomma. Ma penso che noi, questa sorta di semi-quarantena, chiamiamo così, perché comunque possiamo comunque andare in giro senza esagerare, come ho visto anche oggi, coppiette che andavano con la busta insieme, persone anziane che si toglievano la mascherina e poi se la rimettevano davanti a me mentre passavo, insomma, cose veramente che hanno poco senso, insomma, diciamolo chiaro, insomma. Come vedete qua accanto c'è il mio amico che mi sono ormai dal 1987 che fa parte un po' di me, della mia vita, insomma, il guerriero androide degli Iron Maiden, Eddie. Somewhere in Time, infatti, questo sarebbe il tema della giornata. Però, se volete consigliarmi qualcosa, magari leggo. Chi ci sta in diretta? Ci sta Leonardo Alunno Rossetti e Claudio Cordone, due miei amici. Uno conosciuto in occasione del Gran Premio di Formula E, che poi purtroppo per problemi di famiglia e per tante altre cose non ci siamo più visti. E anche il mitico Claudio, grandissimo tassista romano, che grandissimo esperto in metal e wageniano come me, insomma, ecco. Va bene, vi ringrazio, per il momento siete in tre, mi state guardando la mia diretta in anticipo rispetto a quelli che ho mandato il mio avviso. Devo fare un po' delle prove, ho una piccola mensolina in marmo dove posso appoggiare il mio smartphone. E quindi, dicendo ciò, ecco, chi ci sta adesso? No, sto sempre da. Ok. E quindi ecco, vorrei parlare un po' di qualche argomento che ci può essere utile per passare con voi. Poi se mi scrivete qualcosa vi accontento pure, al momento mi state solo guardando. Mi fai complimenti Claudio, lo ringrazio. E quindi niente, aspettiamo ancora 2-3 minuti e poi veramente partirò con l'elsevio del giorno, di cui l'argomento principale è, per questo motivo qua, parlerò un po' della mia vita, partendo dalla mia vita da metallaro e da, diciamo, uditore e grande fan del metal e della musica in generale, pop rock, insomma, non voglio sminuirmi, anche della musica del rock italiana, insomma, ecco, non voglio, cioè, allargo un pochettino le cose, non sono, diciamo che odio gli estremi, insomma, quindi non parlerò mai di Death o di Brutal o di
trash. Mi occuperò esclusivamente che va la musica che va dal symphonic metal degli anni, fino agli anni 90-2000 in poi, che è l'ultima parte, diciamo, sezione del metal o sottogenere che ho affrontato negli ultimi 15 anni, e poi soprattutto degli artisti che mi hanno forgiato negli anni 80 e anche negli anni 90, insomma, anche se un po' più oscuri, però insomma alla fine ci sono stati anche loro, insomma, importanti. E poi dei concerti, dei vari aneddoti che posso venire incontro. Poi, se mi fate domande, vi risponderò, ovviamente, non ci sono problemi, insomma. Come vedete, ormai il sole è tramontato, quindi avremo una luce. È tramontato in realtà dietro il palazzo, il sole ancora c'è, ovviamente. La giornata è meravigliosa. Anzi, volevo dirmi, dal punto di vista strettamente astronomico, che oggi è l'ultimo giorno dell'inverno. Non so se vi interessa, vabbè, ve l'ho detto, perché domani, esattamente a un certo orario ben preciso, ma non sono così esperto, inizia la primavera, astronomicamente parlando. Una volta era il 21, ma senza rompervi le palle in maniera tediosa sui moti millenari della Terra e sulle variazioni di inclinazione dell'asse e sul moto doppio conico e sulle nutazioni e su altre cose, questi giorni qua, tantissimi dal punto di vista geologico, non sono fissi. Tanto che, come ben sapete, sì, ogni 11.000 anni si invertono le stagioni. Vabbè, ma noi umani al massimo riusciamo a campare 100 anni. 11.000 anni mi sembra che sono veramente tanti. Sono un'enormità, insomma. Dal punto di vista geologico è una schifezza, è una goccia d'acqua, però per un essere umano 11.000 anni, insomma. Lasciamoli perdere, insomma. Quindi da domani abbiamo la primavera. Che ore sono? Il mio orologio fa le 18, quindi sì, siamo in diretta. Vi vedo che siete 5 in diretta. E allora, sì, grazie Claudio. Sì, farò le dirette ogni giorno. Poi, se mi dici l'argomento che ti interessa parlare, ne possiamo sviscerare. Oggi iniziamo, come vedete, dalla bellissima statuetta di Eddie che abbiamo qua accanto a me, di Submarine Time dell'Eddie Androide. E vorrei parlare di come ho cominciato io a iniziare a ascoltare musica heavy metal. E ho cominciato ad ascoltare musica heavy all'età di 13 anni. Quindi nel lontano 1986, sì, 1986, 13 anni, sono del 73, quindi è facile fare il conto. Però ascoltavo in tape trading, cioè all'epoca fra noi ragazzi si usava copiarsi le videocassette, le cassettine, le cosiddette compact cassette, che magari non so quanti di voi si ricordano. Che sono diventate praticamente in disuso ormai da fine anni 90, penso, sì, forse qualcuno l'ultima l'ho registrata nel 2000, penso, sì, 20 anni fa. Io ho una ricca collezione, ci posso fare un piccolo museo personale a casa. E vedo che anche Bruno Lanchi, il nostro esperto in storico, soprattutto della Repubblica Romana, che ci sta guardando in diretta. Vediamo se proporrà. Se proporrà qualche domanda a tal riguardo, comunque, vabbè, ti ringrazio Bruno. Continuo a parlare di Submarine Time. Insomma, per farla breve, tramite un mio amico più anziano di me, che ormai ha superato i 50 anni, cominciamo ad ascoltarci in cameretta sua, un po' come Carbonari, diciamo così, questa musica che non andava per radio assolutamente, ma si sentiva solamente fra il passaparola. Semplicemente, neanche per radio, quindi solamente così attraverso qualcuno che diceva: ah, ci sono una nuova musica molto più potente del classico rock che va alla radio. C'è il metal, c'è l'heavy metal, ci sta, qui ci sono i Motorhead, ci sono i Metallica che erano ancora un po' più all'inizio, ci sono gli Iron Maiden, ci sono i Saxon che addirittura andarono a Sanremo, ma io non me lo ricordo, e poi che ne so. Gli altri sono venuti dopo, quindi insomma è tutto qui, insomma, ecco, per quanto riguarda più che altro la New Wave o British Heavy Metal, che aveva attecchito anche un pochettino in Italia, oltre al famoso Progressive, che ha avuto un sacco di successo in Italia, soprattutto con i Genesis, e mettiamoci anche Pink Floyd, che sono un pochettino, diciamo, borderline per quanto riguarda il prog, ma mettiamoci anche loro, insomma, in un certo senso, insomma, anche se poi, diciamo, non sono. E quindi, ecco, ritornando al discorso, ho cominciato ad ascoltare Submarine Time attraverso le cassettine. E subito mi sono innamorato di questo suono pazzesco, unico, irripetibile. Infatti, in effetti, non c'è nessun album uguale, identico a questa pietra miliare dell'heavy metal mondiale. Per la prima volta ci fu la sperimentazione di aggiungere alle classiche due chitarre dell'heavy metal classico britannico delle chitarre che venivano costruite in Giappone.
delle chitarre che potevano essere attaccate a dei sintetizzatori e potevano fare delle note tipo tastiere che servivano soprattutto come tappeto, comunque non per rendere il suono, diciamo, cristallino e, diciamo, in un certo senso futuristico. Ne fui subito innamorato perché rispetto a di Powerslave sentiva una netta differenza di sound e anche le tematiche dovute alla malinconia, al tempo che è trascorso, al tempo che non siamo più in grado di governare, anche al passato, la famosa Alexander the Great, quindi anche una canzone dedicata storica, come sempre Steve Harris ha dedicato l'ultima canzone, una sorta di canzone epica e lunga negli album degli anni 80, c'è stata praticamente sempre una cosa del genere. Anche se poi in Seven Son in realtà è la canzone centrale, e poi vabbè, però comunque tendenzialmente l'ultima canzone degli album, molti album dei Maiden, è una canzone epica di un certo respiro e di una certa durata. Addirittura nell'ultimo album ha battuto tutti i record possibili immaginabili. La canzone per quanto riguarda dedicata al dirigibile Empires of the Clouds, abbiamo Rime of the Ancient Mariner. E qua abbiamo Alexander the Great. L'album inizia con Cold Summer in Time, un pezzo adrenalinico al massimo, con un intro di chitarre armonizzate e sintetizzatori pazzeschi che manda in visibilio, ragazzi. Vi manda in visibilio. Io non so cioè, non mi annoierò mai, non mi sono mai annoiato in esattamente 35 anni di ascoltare Summer in Time. È l'intro di quella canzone pazzesca, una voce di Bruce Dickinson che non ritornerà più su quel livello là. Probabilmente là se le distrutte completamente le corde vocali, anche se lui quell'album non ha partecipato dal punto di vista, diciamo, come artistico, come autore. Ma qua non vorrei dilungarmi perché era stanco da Powerslave, aveva voglia di fare altre cose, alcuni pezzi poi li ha ripresi per il suo album solista. Pare che Tears of the Dragon o qualcosa del genere acustica sia stata poi ripresa negli album successivi, ma non si ha la certezza, e niente. Quindi, una canzone da 8 minuti, epica, sontuosa, dove dimostra proprio la voglia dell'uomo di perdersi nello spazio, nel tempo, essere al di fuori di tutto e di ogni cosa, insomma, futuristica al 100%. Diciamo, non è un testo che andrà a finire negli annali, cioè, nel senso che non è che vorrà dire chissà che cosa, però. Una bella botta di adrenalina per iniziare un album pazzesco, pietra miliare, come dico, dell'heavy metal, diciamo tendenzialmente ante litteram prog. Il termine prog all'epoca non esisteva e quindi si considerò, molti furono totalmente smarriti da questo nuovo corso del metal, e non piacque assolutamente questo modo di sentire queste chitarre synth, perché ci sono chitarre synth, addirittura bass synth. E quindi fu subito un pochettino, diciamo, la critica si divise molto su questo album. Comunque, vabbè, passiamo alla seconda canzone che eccola qua, ve la presento, anzi, un attimino, come faceva il buon Richard, ve la presento sotto forma di singolo, la vedete qua, è Wasted Years. E beh, che vedevo lì, è qua il grande Adrian Smith, ha fatto un grande pezzo che, seppur nella sua semplicità, ha un intro che rimane nella storia della musica heavy metal, e quell'intro di chitarra è anche da solo celestiale, unico. E poi la canzone, diciamo, è tendenzialmente canticchiabile, ha un ritornello che ti si stampa in testa e non ne esci più, non ne esci più. E qua racconta il suo personale pensiero sul tour precedente, in un certo senso, sulla voglia di ritornare un po' alla normalità e di pensare un pochettino a questi anni buttati, e di pensare, insomma, ecco, da un velo di malinconia ma anche di speranza, insomma. Come vedete ci sono delle date ben precise, e la cosa strana di questo disco, che è stato, questa è una ristampa ovviamente del 45 giri, come ben vedete abbiamo questa data qua, che è il 1 aprile 2050, che ovviamente siamo nel 2020, mancano 30 anni e non si sa cosa accadere. Il 25 agosto 1986 dovrebbe essere la data del lancio di questo singolo, e il 27 giugno 99, voi direte, ma che cos'è? Sembrerà quasi una premonizione, almeno dal punto di vista dell'anno, non tanto del giorno e del mese, ma esattamente nel 99 c'è stata la reunion degli Iron Maiden, che nel 90 uscita la band e poi nel 92 successivamente nel 90,
93, uscite successivamente Bruce Dickinson, si riunirono nel 99, quindi c'è anche una premonizione in un certo senso, una sorta di profezia in questa data qua, cioè casualmente, non capisco cosa intenda per prima aprile 2050, diciamo se facciamo i dovuti scongiuri ci dovremmo arrivare nel 2050, insomma, sì. Se il coronavirus non ci ammazza prima, gliela dovremmo fare, insomma. Vabbè, passiamo successivamente alla terza canzone, che la prendo esattamente dal mio CD del 1986. Questo CD è originale dell'epoca, come vedete è stato mantenuto in maniera sacra e divina, e ancora funzionante, non saltella, ha miliardi di graffi all'interno, ma si vede che i CD una volta li facevano in un'altra maniera, non lo so, comunque non salta per niente, è stupendo, è stato letteralmente consumato da lettori portatili, lettori della macchina, di tutto e di più, anche il libretto si è mantenuto abbastanza bene, non lo tolgo tanto. E vabbè, parlare della copertina mi sembra inutile, hanno parlato 100.000 persone, è un capolavoro di Derek Riggs, ogni volta se uno ci può trovare dei... E c'è tutti, condensa in questa copertina qua, futurista, un androide ambientato più o meno un pochettino come se fosse un Blade Runner, insomma, diciamo così, il famoso film. E questa in realtà la copertina sarebbe così, in realtà la copertina, ecco. Questa in realtà è veramente, come potete vedere, ecco, faccio il Max Benson della situazione. E come potete vedere la copertina in realtà è il disegno, ecco, che è invertito ovviamente, qua nella telecamera viene invertito, e il disegno, cioè la pittura di Derek Riggs è questa qua, poi ovviamente è stata divisa in due, insomma, ecco. Però in realtà la sua opera è questa qua. E come ci sono tutti i riferimenti al passato, dall'86 fino a dei vari luoghi, dei vari tour, delle canzoni, di tutto, si nasconde di tutto e di più in questa copertina che riguarda la storia degli Iron Maiden, varie simbologie, cioè di tutto e di più. È una copertina che secondo me anche è unica come l'album, cioè ripetibile in qualsiasi genere, in qualsiasi cosa vuoi, non ci sarà una copertina mai come questa qua. Questa è veramente un'opera d'arte. Ti ringrazio Emiliano, ma purtroppo non ho queste... dal balcone purtroppo non sono un musicista e non c'ho... E da questa parte qua, grazie a Emiliano Cantiano, lo metterei, insomma, in time a cannone, ma... qua da dove trasmetto che si prende meglio e c'è una migliore luce, e purtroppo l'impianto stereo non ce l'ho. Vabbè, ma tanto Emiliano la conosciamo a memoria, insomma, sarebbe carino, insomma. Però purtroppo non posso trasferire la casa mia, purtroppo non è quella di un artista... che c'ha un po' di sordi, che c'ha tanti, magari per ogni camera c'ha un impianto e lo può mettere qua pure da sfregare al balcone, ma c'è sta questa, ha messo Renato Zero qua, vabbè. Comunque, che volemo fa? E... no Bruno, io parlo solamente di musica, di quello ci pensi te, anzi tu dovresti fare delle lezioni sulla storia, su quello è, consigliamo Claudio Fortuna, che non, ovviamente non si fa vivo con queste cose qua, lui mi sembra che è molto esperto in quello che stai dicendo qua sopra. Comunque, quindi, mi sono stato dimenticando, fra varie divulgazioni commento anche voi, non so, è la prima volta che faccio una diretta Facebook, quindi perdonatemi se metto una marea di incidentali, non vado mai al dunque. Allora, partiamo, quindi, WSDS, singolone da... ma anche da radio, insomma, cioè alla fine riuscirono a sfondare anche nelle classifiche con questo singolo, in Italia arrivarono all'ottavo posto con Somewhere in Time e furono costretti alla radio italiana ad annunciare gli Iron Maiden, che è stato quasi un evento perché la musica metal sulla radio italiana nazionale non andava in onda, figuriamoci su quelle private, insomma, però furono costretti perché andarono all'ottavo posto nelle vendite. E quindi annunciarono una misero dell'album là nella classifica dei 33 giri dell'epoca, io c'ero. Misero Stranger in Strangeland, però e quindi già qualcosa, insomma, quindi poi arriveremo anche a Stranger in Strangeland, che anche quella ha un discorso basato sul ritrovamento di una mummia in Antartide, quindi, cioè, è un album concettuale basato sull'uomo in diversi luoghi e nel tempo, con la qualche parte nel tempo, quindi ovviamente il tema principale è il tempo, sia nel futuro sia nel passato recente, antico e attuale. Passiamo a Sea of Madness. Sea of Madness è un altro pezzo di Adrian Smith, un pezzo non superficiale assolutamente, che tendenzialmente comunica uno smarrimento continuo nel mare della follia, quindi anche qua ci si trova spaesati, ci si trova completamente al di fuori di ogni cosa, la musica ti...
ti avvolge completamente e c'è uno dei, anche dei più bei assoli melodici anche qua di Adrian Smith. Il testo, sinceramente, lo dico con massima sincerità, me lo ricordo poco il significato, dove prende i sacri libri, ma insomma, poi vi annoio, insomma, tanto è facile trovare il testo tradotto, insomma, diciamo solo chiaro su tipo A40. E quindi possiamo passare a questa qua, ecco, la maglietta homemade fatta in occasione del concerto del 2007. Questa l'ho fatta veramente io con la stampante Epson dell'epoca, si è tutta consumata ma l'ho mantenuta, anche questa è una sacra reliquia, l'ho fatta io, non esiste, e infatti se guardate di dietro c'è addirittura praticamente il poster di quel tour là dove i Motorhead aprivano per gli Iron Maiden, e poi c'erano altri gruppi che praticamente erano i Machine Head, che c'erano poi, vabbè, insomma, comunque, e altri gruppi minori, insomma, diciamo così. Io sono andato per i Motorhead e poi ovviamente per gli Iron Maiden, insomma, cantavo, stavo in tribuna a Montemario, insomma, vabbè, insieme al mio amico Bruno, che qua mi dice che cosa devo parlare, Bruno, che non lascia perdere, pensaci te per il Pornhub, insomma. E va bene, siamo arrivati a solo 4 persone in diretta. Mi aspettavo almeno, ci ho avuto una punta di 8 persone in diretta. Si sono stancate subito. Vabbè, normale. A me chi cazzo ne conosce, cioè, diciamo chiaro, insomma. Quindi è normalissimo, insomma. Ok, allora partiamo ancora. Ah, vabbè, arriviamo a Evenka Wet. Vabbè, Evenka Wet, ragazzi, è stata portata dal vivo. È stata portata dal vivo più di una volta, oltre al famoso tour di Somewhere. Ah, c'è vero, Claudio, c'erano i Sadist e i Mastodon, ma quella i Mastodon, non Mastodon, vabbè, comunque trascurabili. E quindi, parlando di Heaven Can Wait, che dirvi, vabbè, qua veramente è un grandissimo pezzo. Nella parte centrale c'era un coro dove, in un'unica occasione, dove gli Iron Maiden portavano dei fans sul palco per fare il coro. E all'epoca c'era Video Music che faceva vincere, per chi andava a vederli dal vivo, all'epoca io purtroppo non ci sono potuto andare perché ero minorenne, vincevano un biglietto e potevano salire sul palco a cantare Evenka Wait, perché Evenka Wait comunque è stata portata anche nei tour successivi, mentre le altre canzoni sono state tutte abbandonate, tranne Wasted Years, che è stata ripresa successivamente, però negli anni 2000, se no nel tour successivo portavano solo Evenka Wait, perché era l'occasione per far salire sul palco i fan e fare il coro. Il testo, vabbè, parla ovviamente della morte presunta, di un coma, di una persona che non vuole morire e che si sente praticamente fuori dal suo corpo, guardarlo e poi rientrarci dentro, quindi sul limite della morte e non morte, come molti ricordano da un coma che ne sono usciti fuori, che stavano dentro un tunnel. E quindi il paradiso può attendere, insomma, diciamo, troviamo anche un titolo di un film, insomma, quindi ci può stare, insomma. Poi arriviamo a un altro grandissimo pezzone con una batteria che martellante, che è il batterio di Nico McBrain, secondo me dopo, è morto dopo aver suonato la batteria in quel pezzo, che ha un titolo probabilmente il più lungo della storia degli Iron Maiden, che è The Loneliness of the Long Distance Runner, la corsa solitaria del maratoneta, insomma, sì, del maratoneta, long distance run, sì, una corsa solitaria del maratoneta. Che dire? E chi ci sta? Un commento? Vabbè, comunque, The Loneliness of the Distance Runner, canzone martellante, pazzesca. In questo album non esiste una vera e propria ballata, ci sono due canzoni mid-tempo e tutte canzoni che ti mandano in visibilio, ti mandano in un altro mondo con questi assoli, chitarre che si rincorrono, che vanno in armonizzazione, assoli di basso e di chitarra contemporaneamente, che noteremo in Sea of Madness, in Wasted Years, nella Stranger in a Strangeland, per non parlare poi della epicissima conclusione di Alexander the Great, mai suonata per misteriosi motivi. Misteriosi motivi. E allora, qui dal mio balcone, come vedete ormai c'è, come si vede, si può intravedere, no, non si vede, si vedono solo le mie piante, le mie grassule, e il sole ormai c'è, sta un bel crepuscolo rosso, però non ve lo faccio vedere perché ho fatto lo metterla così, quindi insomma, devo mettere questo cellulare in questa maniera qua, per la prossima volta magari lo sistemo un po' meglio, vediamo se posso metterlo in una maniera un po' migliore, ma perdonatemi, è la prima diretta. E quindi già è tanto che faccio questo discorso praticamente con preparazione zero, solamente quindi così, come si dice, a braccio, ma siccome è una cosa che ormai su Iron Maiden posso parlare veramente 4 ore, se mi danno una pompa d'ossigeno posso continuare tranquillamente, insomma, comunque se volete farmi domande a tal riguardo non ci sono problemi.
E purtroppo c'era un messaggio ma lunghissimo, ma che poi dopo era troppo lungo e quindi veniva interrotto. Fate dei messaggi più concisi, se no vengono interrotti dalla lista qua e quindi non vi posso rispondere. C'era un precedente, poi si è cancellato, mi spiace, poi non posso rispondere a tutti. Ringrazio Leonardo per i complimenti. No, non farò un intervento sulla fotografia, non credo, parlerò sempre di musica. Al massimo potrei legarlo alle foto che faccio ai concerti, quello sì, magari sì. Potrei proporre la fotografia ai concerti, quali sono i trucchetti, quali sono le occasioni, come si nascondeva una volta gli obiettivi, dentro i tubi delle Pringles, per non farsi controllare. No, ma adesso non conviene più perché l'avevo rischiato tante volte, ho portato la Reflex a un concerto, addirittura sono dovuto tornare in albergo con gli Epica, quindi lasciamo perdere la Reflex. Purtroppo se non ho l'accredito, nei piccoli club ovviamente c'entro, nei piccoli club sì, però per quanto riguarda i grandi concerti solo con macchinette, con pattine, ricordi così, o filmatini che faccio con la mia mini videocamerina che fa cose discrete, insomma, e l'audio non va in distorsione, insomma. Quindi, dove eravamo rimasti? Ah sì, siamo rimasti a The Long Long. Siamo arrivati a Stranger in a Strange Land e anche qua sono il felice possessore del singolo, che vi faccio vedere. Altra copertina memorabile del grande Derek Riggs. Qua siamo a livelli veramente di arte, non ci sono altre parole, queste veramente andrebbero fatte una mostra. Solamente sulla copertina degli Iron Maiden, un po' come hanno fatto i Pink Floyd sulla loro vita. Si dovrebbe fare una mostra solamente di memorabilia, esclusivamente anche dei palchi, delle scenografie e di tutto questo che al di fuori della musica, che è importantissima, quasi altrettanto come la musica degli Iron Maiden, è, diciamo che è importantissima. Quindi io direi che questa copertina qua è storia anche questa qua, veramente Eddie che entra dentro il bar in mezzo agli alieni e ovviamente sembra un pochettino come gli vorrebbe dire, vabbè ok sono arrivato io, la gente la vede un po' impallita, pulono le carte, tra l'altro c'è la carta della morte, se fate esattamente, ci sono dei dettagli di Derek Riggs che sono veramente pazzeschi, ci sono degli androidi che sembrano delle mantidi religiose, questa mano è abbastanza umana invece, stranamente. Il di dietro c'è una foto, cioè adesso accendo la luce perché il sole adesso non c'è più, quindi posso permettermi di accendere una lucetta, forse ci vediamo un po' meglio. E il di dietro, la B-side della That Girl, una canzone AOR, è molto bella, tra l'altro che consiglio chi può di ascoltarla perché è una canzone pop, tendenzialmente hard rock melodico. Pop rock, diciamo, però rifatta dai Maiden è molto carina. Peccato che poi la conoscono solo chi ha il The Best of B-Side del cofanetto famoso di Eddie fatto nel fine anni 90. Il famoso cofanetto che costavano tipo 80.000 lire, c'erano in dire, insomma, l'hanno fatto in due edizioni, insomma, dove contengono c'era un CD del The Best of B-Side e c'era anche questa That Girl. Come per quanto riguarda, ritornando a questi Tears. Tornando a questi, la B-side era Richard. Ah, me l'ho dimenticato. Su Richard, la B-side è cantata da Adrian Smith. È l'unica canzone degli Iron Maiden, togliendo le strumentali ovviamente. Dunque, la voce principale di Adrian Smith è una canzone che cantava negli Urchin, mi sembra. Che però non è scritta da lui, è scritta dal suo amico chitarrista Colwell, e di cui Bruce Dickinson fa solamente i cori. Molti dicono che in queste B-side non hanno partecipato la totalità degli Iron Maiden, ma su questa cosa qua non avremo mai la verità effettiva perché non si sono mai espressi anche nelle interviste seriamente. Poi, vabbè, ovviamente sulle B-side, cioè se fai interviste pure sulle B-side è finita, insomma. Quindi anche sui DVD ufficiali delle history non ci sono grandi. Ci sono solamente dei dubbi sul fatto che queste B-side siano state suonate totalmente dagli Iron Maiden. Vabbè, ce ne frega poco, insomma, sinceramente, comunque qua c'è la voce di Aerosmith ed è l'unica cantata da lui. È una canzone carina, niente di che, può passare come B-side, però ovviamente essendo gli Iron Maiden l'amo pure questa, insomma. Allora, siamo arrivati
come abbiamo parlato di Strange in Strangeland, che riprendo il singolo, canzone mitica con un video falso live, dove si vedono le grandi mani gonfiabili di Eddie, che hanno avuto dei problemi quando fecero il tour perché molte volte non riuscivano a gonfiarsi, quindi vabbè, varie problematiche, diciamo scenografiche. E quindi che cosa devo dirvi? Questa canzone è un altro capolavoro di Smith, di questo album che per il 40% è di Smith, per il 50% di Harris e per il 10% è una canzone che è Deja Vu, che è di Murray e poi aiutato da Harris, insomma, diciamo di Murray tendenzialmente. E cosa dirvi? Questa è un'altra canzone, un mid-tempo pazzesco con i synth che la fanno da padrone nel loro tappeto, è un assolo melodico memorabile che manda in estasi, e il testo ovviamente che parla del ritrovamento di questa mummia, che non si capisce bene se è stata ritrovata nel polo o comunque la famosa mummia che è stata trovata sulle Alpi, insomma una cosa abbastanza un pochettino da interpretare, però diciamo che molte chiamo dallo Spallanzani, che è sta tosse? Che c'ha la tosse di Bruno? No, io la tosse non ce l'ho, capito Bru? Vabbè, c'abbiamo anche Mikalas Manolakakis dalla Grecia, grande Mikalas, come stai? Il grande greco, uno dei miei grandi amici della mia parte, della mia università, anche se studiava economia, però diciamo a cavallo tra fine anni 90 e inizio 2000, no forse più inizio 2000, ma primi anni 2000, è stato un grandissimo compagno di biblioteca di economia, insomma. Grande Mikalas, un saluto a Mikalas. Com'è la situazione in Grecia? Voi state un po' meglio? Tu mi sembra che stai a Creta, quindi stai abbastanza isolato. Scusate questa... non me l'aspettavo di avere il mio amico greco qua. Da Creta, da Iraclio. Viene da Iraclio, sì, viene da Iraclio. Grande Mikalas, un saluto. Quindi finendo, insomma, questa è un'altra canzone storica che purtroppo non ho mai visto dal vivo. Questo è il mio grande rimpianto. Chissà mai se la rifaranno, ci spero. E per concludere questa diretta vi parlo della ristampa di Somewhere in Time, perché il primo CD è originale del 1986 e questo qua fa parte di tutte le ristampe in realtà fatte prima in vinile del 2015, rimasterizzate col suono pompato, quindi alzato di volume, però già tecnicamente erano perfette, mancava solamente un po' di potenza e di suono più moderno, ma in realtà non è che è stato modificato molto, bisogna dire la verità. Questa è l'attuale che si trova in vendita di Somewhere in Time, incartonato. Diciamo più che buono, io preferisco il Jewel Case. Che è successo? Tentativo? No, ha ripreso subito per fortuna. E quindi sì, quindi niente, adesso chi vuole comprare Somewhere in Time si compra questo qua, insomma, e avrà un capolavoro che penso che non potrà dire che è troppo bello, troppo bravo, come dice Verdone, che è uno dei miei ispiratori, insomma. E quindi Alexander the Great, certo raga, mi sto a dimenticare Alexander the Great, ma come si fa? Alexander the Great, certo, anche il mio cuscino, ecco qua, per chi vuole, questo è un cuscino storico. E Alexander the Great, che cosa sarebbe da dire Alexander the Great, ragazzi? Se, perché ci abbiamo, cioè, secondo me se suonano Alexander the Great, giuro, il coronavirus l'abbiamo sconfitto. Alexander the Great e quella canzone, se i Maiden si decidessero un giorno a farla, crollerebbero gli stati, la gente andrebbe visibile, ci sarebbe pure qualche morto purtroppo, e vabbè, qualcuno si sacrificherà in onore di Alessandro Magno, che volemo fare. E quindi Alexander the Great, vabbè, l'inizio, la marcia, l'intro della voce, che non ho mai capito chi è che la dice, poi se è stesso Bruce Dickinson, hanno preso un attore, in realtà nel libretto non c'è scritto chi fa la parte recitata, e quindi una canzone epica dal tono solenne che raccoglie praticamente in quelle poche rime tutta la vita di semplicemente di Alessandro Magno, che morì a Babilonia, come finisce nel testo, insomma. Alessandro Magno, che tutti temevano, che ha conquistato il suo impero, purtroppo è stato effimero, il suo impero che partiva dalla Macedonia arrivava fino quasi all'Himalaya, così si racconta, insomma, oltre l'attuale Persia, Iran, e però purtroppo durò poco,
fu effimero, però fu un grande e vinse tutte le battaglie, insomma. Morì solamente a 33 anni, nonostante tutto. Però la vita, considerato che a quei tempi la vita media era più o meno di quell'età, se non poco di più, quindi alla fine è così, insomma. Che dobbiamo fare? Quindi Alexander the Great, capolavoro inestimabile della musica moderna metal, purtroppo mai eseguita dal vivo, accontentatevi di molte cover band che l'hanno rifatta, anche abbastanza bene, in realtà lo trovate su YouTube. Io spero un giorno che si potesse anche fare una versione, si adatta molto al Symphonic. Ogni tanto ne parla Nicco McBrain in qualche intervista per quanto riguarda Alexander the Great, ma sappiamo tutti sulla attendibilità delle dichiarazioni di Nicco, del super mattacchione, del Crazy Man, quindi non mi fido assolutamente. Se lo dice Steve Harris, se ci credo, se lo dice Nicco McBrain, non ci crederò mai. Quindi prendetelo come cazzeggio di Nicco, come al solito, che comunque rimane un buon tempone, insomma. Quindi prendetelo così e purtroppo ce la sogneremo a meno che succeda qualcosa. In realtà quest'anno, nel 2020, qualcosa di assurdo e imprevedibile è successo nella nostra vita. C'è questo coronavirus, quindi non lo so. Il tour dei Maiden incomincia, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, addirittura a fine maggio, ma in Italia arriverà nelle ultime date, solamente a Bologna, il 20 luglio, il 21, scusatemi, correggetemi, non mi ricordo bene il giorno, è un lunedì, e non lo so, speriamo ragazzi, cerchiamo di stare dentro casa, di muoverci il meno possibile. Il mio pensiero va agli amici della Lombardia, ai miei parenti, che purtroppo stanno nelle province comunque che stanno un po' meglio, che non vengono mai nominate, che sono Lecco e Monza, però ovviamente anche loro non escono di casa, ovviamente non sono nel punto caldo, nella zona rossa che non hanno mai voluto definire. Vabbè, adesso non voglio fare un po' di politica, perché se no qua c'è Brescia e Bergamo, che dopo che hanno fatto la zona rossa di Lodi e del paesello del Veneto, non hanno fatto la zona rossa Bergamo e Brescia. Sta cosa non si è capita, nessuno la dice. Hanno detto, vabbè, facciamo una zona arancione e chi se ne frega. In realtà là non hanno più i posti dove seppellire i morti, non hanno più i medici, vanno avanti così. Stanno facendo degli appelli assurdi. Finisco con questa nota di cronaca. E penso di aver chiacchierato pure abbastanza, perché siamo sui 40 minuti di ruota libera, insomma. Quindi che cosa devo dirvi? Vi aspetto alla prossima, domani, sempre alle 18, se non c'è qualcosa in contrario. Inventerò qualcosa. Chi vuole può anche farmi delle domande anche sulla fotografia, che io sono un fotografo, quindi per chi mi conosce lo sa, e magari regata comunque sempre ai concerti o su qualcosa di particolare, insomma. Cioè mi piacerebbe sempre attenerla non tanto in se stessa a cose tecniche, che magari possono essere noiose, ma legate a personaggi che ho fotografato, occasione o aneddoti particolari che vi possano interessare, insomma. Quindi vi saluto e vi ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito. Vedo che mi ha seguito, un ringraziamento particolare anche a Elisa Bistocchi, che so che si è fatta male alla mano. Elisa, cosa mi combini, mannaggia la miseria. Vabbè, dai, che poi ci sono i gatti che ti consolano. Al grandissimo Fulberto, musicista degli Etrus Grave, chitarrista e compositore, che ho conosciuto personalmente, grandissima persona di musica, che produce e suona musica molto di nicchia, però bravissimo, di Etrus Grave. Quindi ringrazio anche Fulberto di avermi seguito. Ringrazio un parente che vedo in diretta, Vittorio, non so se è mizia, perché qua tocca vedere chi usa Facebook. C'è purtroppo un'incursione aliena. C'è un'incursione aliena che dovrò rimettere a posto, scusatemi, perdonatemi. E quindi l'incursione aliena è stata rimessa a posto. E che devo dirvi? Io adesso ho la mano che mi sta a congelare, perché effettivamente una volta che se mi avvia il sole qua comincia a far freschetto. Io vi saluto e vi aspetto domani sempre alle 18, spero passate parola per chi ha voglia di ascoltarvi. Non sarò un grande superstar, non sarò una persona di fama, però se mi conoscete sapete che sono in grado di reggere un discorso anche per 40 minuti interrottamente, modestia a parte. Vi saluto, alla grande ragazzi, domani alle 18.